Il romanzo si intitola Il tavolo blu di Manuela Costantini, Morellini, editore. Voilà, cominciamo la puntata con questa meravigliosa copertina e con una informazione importante. Morellini Mauro, ovvero Morellini editore, ha creato l'Extended Book. Attraverso il QR code si può accedere a approfondimenti sull'autore, sui personaggi. A seconda del tipo di romanzo, possiamo avere delle informazioni in più. E devo dire che io ne ho approfittato intanto perché ho ascoltato la colonna sonora di questo romanzo, che credetemi è meravigliosa. Mi sono segnata alcuni degli artisti ai quali Manuela ha deciso di dedicare i suoi momenti di scrittura, perché effettivamente è la colonna sonora durante la stesura del romanzo, e ci sono artisti come i Deep Purple, Fossati, i Maneskin, David Bowie, quindi devo dire che ha spaziato e io devo dire che ho spaziato insieme a lei perché ho avuto l'opportunità di ascoltare anche, devo ammettere, canzoni che non avevo mai sentito e che ho apprezzato moltissimo. Inoltre, attraverso il QR code, io ho avuto modo di vedere intanto i volti che Manuela ha deciso di dare ai suoi personaggi e poi delle caratterizzazioni. La Manu ha voluto raccontarci i personaggi. Allora, dal momento che questo romanzo è giovanissimo, come diceva Manuela, è vero, è uscito da praticamente un mese, oggi è un mese e un giorno, ma credetemi che ha già avuto moltissime recensioni. E allora io, per chi mi conosce, sa che amo sempre dire che faccio recensioni assolutamente soggettive, non sono un tecnico, e quindi non uso magari i termini più corretti, non è il mio mestiere, diciamo così. E allora ho avuto l'opportunità di dedicarmi ad altro, cioè ho voluto cercare di fare qualcosa di un po' più originale, passatemi il termine, non che le recensioni non lo siano, ma dal momento che ho sentito già tanto parlare di questo romanzo, e direi che è soltanto una cosa positiva, no? Dal momento in cui si parla tanto di qualche cosa, perché effettivamente vale la pena parlarne, ci sono tante cose da dire. Bene, e quindi io ho deciso di fare una puntata praticamente quasi soltanto di letture, eh? E ho scelto dei personaggi. I personaggi sono moltissimi. Il romanzo è corale, vi leggerò la seconda di copertina, non mi devo dimenticare perché almeno vi do un piccolo quadro di quello che è questo romanzo. Però ho scelto alcuni personaggi che sono Diana, Mirna, Rachele e Ottavio. Prima di entrare nel vivo della lettura, o meglio nel vivo di ciò che ho ritenuto di fare per questo romanzo che ho adorato, vi leggo la seconda di copertina. Mirna vive ad Amalbena, una piccola città sul Mar Adriatico. Ci è arrivata da bambina insieme a sua madre Diana, che ora è morta. Mentre cerca di raccogliere i pezzi e affrontare il lutto insieme al suo patrigno, incontra Rachele, che ha da poco preso in gestione un ristorante in città. Si è trasferita per ricominciare un'altra volta. Quando Mirna entra nel ristorante di Rachele e va a sedersi al tavolo blu, le due scoprono di avere molto in comune. Diana. Diana e Rachele sono cresciute insieme in un orfanotrofio, hanno vissuto 19 anni in simbiosi come sorelle, nonostante non avessero neppure un gene in comune. Tra Rachele e Mirna nasce un rapporto fatto di confidenze, avvicinamenti e distanze. Tra loro lo spettro del ricordo di Diana sempre presente. Una storia di ricerca e di scoperta, un romanzo corale dove i personaggi vogliono riuscire tutti a chiudere un cerchio e poi ricominciare. Ecco, entriamo nel vivo di questo bellissimo romanzo. Come vi dicevo, io ho scelto di parlare di quattro personaggi e mi sono fatta un po' aiutare dall'Extended Book perché vi voglio dire prima che cosa l'autrice dice dei vari personaggi,
e poi dopo do il mio contributo. Quindi cominciamo con Diana. L'autrice di Diana dice: è entusiasta, è forte e coraggiosa, ha momenti di malinconia, ma poi rincorre gli arcobaleni. Diana è l'amore. Ecco, io ho deciso di dare un aggettivo per ogni lettera del suo nome. Non lo farò per tutti, ma di fatto... scusate, ma è impazzita Alexa. Alexa, interrompi! Questa è fantastica. Vabbè, succede. Parlo più piano così lei non si sente autorizzata a rispondere. Allora, dicevo, non per tutti, ma per Diana, per Mirna, ho voluto dare un aggettivo per ogni lettera del loro nome e associare così una lettura. Partiamo, come vi dicevo, da Diana. Io a Diana ho dato una lettera D come distante. Andiamo a vedere. Diana Luce in San Chirico è morta da una settimana. Si è uccisa gettandosi dal tetto ed è atterrata di testa sul porfido di fianco al porticato di casa. Anche lì si sentono i passi. Diana se n'è andata come se ne va un giorno uno di quelli anonimi che scivolano via e non vengono ricordati. Non ha detto niente a nessuno. È morta in silenzio, tanto ha chiacchierato in vita. Un contrappasso che non servirà a nessuno, meno che mai a lei. Ecco, io ho trovato questo aggettivo distante, perché è quello che mi ha richiamato questa lettura. Non ha detto niente a nessuno, è morta in silenzio, l'ho immaginata sola e quindi distante da tutti. Andiamo subito a vedere la seconda lettura. Ho scelto per lei imprevedibile. Andiamo a vedere perché. Dobbiamo tornare indietro di diversi anni, perché tenete conto che Mirna al momento attuale ha 27 anni. La vediamo in diversi momenti della sua vita, quindi ci sono momenti nei quali c'è una sorta di ricordo e quindi Mirna, come in questo caso ad esempio, ha soltanto 3 anni, e lo capiamo perché l'autrice sapientemente ha messo in corsivo i momenti dei feedback in modo che per noi sia facile riconoscerli. E poi ci sono degli altri momenti che vedremo, una volta quando ha 20 anni, 19-20 anni, una volta quando ne ha 26, una volta quando ne ha 27. Andiamo a vedere invece appunto un ricordo che mi ha portato a definire Diana imprevedibile. Mirna ha 3 anni, gioca in giardino, rientra in casa. Mamma? Nessuna risposta. Mamma, dove sei? Ho sete, mi dai l'acqua? Niente, la mamma non risponde. Mirna va in cucina, poi in camera, in bagno, non la trova. Mamma! E comincia a piangere, ha paura. Diana sbuca dal ripostiglio e le sorride spalancando le braccia. Eccomi, ti ho fatto uno scherzo! Mirna rifiuta quel gesto accogliente, rifiuta la spiegazione e le si scaglia contro col pendola con tutta la forza che ha. Oggi, la domenica di una settimana fa, Mirna ha trovato la madre a terra, sdraiata in una posa scomposta sul grigio del porticato della veranda. Diana aveva aspettato di essere sola, si era arrampicata sul tetto e si era lanciata di sotto. Il medico avrebbe detto più tardi che era morta sul colpo, sbattendo la testa sul porfido. Ma Diana, abbiamo detto distante, abbiamo detto imprevedibile, ma Diana è anche adolescente. Io dico adolescente, accelerata, anticonformista, ne ho trovato un altro affascinante, caspita, sì, è decisamente affascinante. Andiamo a leggere questo brano che secondo me è molto molto bello. Allora, Mirna
Si rimira nel finestrino del sedile posteriore della macchina. Vanno a cena a casa di amici dei genitori. E sua madre le ha fatto indossare quella collanina che le piace tanto. «Ferma, ferma la macchina!» grida Diana. Ottavio accosta. «Che cosa succede?» Diana indica un punto lontano, nei campi. «C'è l'arcobaleno, ma quando mi ricapita?» E scende. Mirna vorrebbe seguirla, ma non fa in tempo. Guarda sua madre correre nell'erba alta e umida di pioggia e poi guarda suo padre con le mani sul volante che fa no con la testa e sorride. Quando Diana torna è furiosa. «Ma come faccio adesso? Si è sporcato tutto!» sbraita mentre cerca di eliminare il fango dall'orlo del vestito e peggiora la situazione. Un filo penzola dal bordo, lo afferra e lo tira. Tutta la balza si sfila. Sorride soddisfatta. Non è meglio così? Si toglie le scarpe e le pulisce con la striscia del tessuto appena scucito. Non viene via. Continua a sfregare, poi smette. Ci sono quasi arrivata. L'ho quasi toccato. E chi se ne importa del vestito? Mi stanno pure antipatici quelli. E comincia a cantare. Ma chi se ne importa? Mirna però è notevole anche, sì, Mirna, Diana è notevole anche N di Diana, no? E in effetti era molto bella. Allora, era bella Diana, con i capelli lunghi e neri, gli occhi di giada, i denti un po' storti e il sorriso commovente, ed era arrivata da sola, ad Amalbena, con una bambina piccola. Aveva trovato lavoro, raccoglieva i pomodori e la frutta seguendo il corso delle stagioni, nell'azienda di Ottavio San Chirico. Era stata suor diletta ad accoglierle e a mandarla lì. E lì aveva incontrato il capo, Ottavio. Lui si era innamorato subito appena l'aveva vista. A Diana, invece, non era bastato vederlo. Lei lo aveva guardato e poi lo aveva amato disperatamente. Sua madre riempiva la faccia del marito di baci, poi gli urlava contro, si arrabbiava per niente, sembrava dimenticarsene subito. Lo amava disperatamente, perché, come diceva, l'amore vero è sempre disperato. Prima o poi finisce. Non possono esserci speranze. Prima o poi muori o muore chi ami. E così l'amore finisce. Ma c'è un'altra caratteristica di Diana che, devo dire, mi ha colpita. E dal momento che il termine più corretto sarebbe stato malinconica, no? Ma di fatto Diana non poteva essere M, no? E allora sono andata a cercare, e ho trovato un termine che non avevo mai sentito prima, che si dice atrabile. Ecco, atrabile significa bile nera e riguarda proprio l'umore nero. Il greco anche parla di malinconia e quindi ho deciso di darle atrabile come aggettivo in modo da potervi raccontare la sua malinconia. Mirna torna a casa dopo aver trascorso la giornata in spiaggia. È allegra. Ottavio è appena arrivato, entrano insieme. La casa è in penombra, fresca. Diana è accoccolata sul divano. Non fa niente. Non ho cucinato niente, dice al marito quando lo vede. Ottavio non si scompone. Prepariamo qualcosa noi. Mirna aiuta suo padre in cucina. Improvvisano una omelette farcita con prosciutto e formaggio. Sono soddisfatti. Mamma, vieni, è pronto! Chiama Mirna. Diana si siede a tavola e storce la bocca. Lo sapete che giorno è oggi? Domanda. Giovedì. Mirna conosce bene le scintille di sua madre, anche se non sa spiegarsene i motivi. E infatti Diana esplode. Sempre le uova di giovedì! Non lo sopporto! Andiamo a cena fuori? Vuoi andare a cena fuori per farmi sentire uno schifo, vero? Tu non capisci. Ottavio allunga la mano a sfiorarle la spalla. Lei lo insulta, grida, piange, poi di colpo smette. Scusa, mormora, e guarda il marito con gli occhi intontiti e pieni di un amore infinito e disperato.
Non è successo niente, dice lui. È passata. Ecco, questa era Diana. Devo dire la verità che molte recensioni parlano più approfonditamente di Diana e devo dire che fanno bene, ci sono moltissime cose da dire, ma quando ti ritrovi a dover fare delle letture e a dover fare molta attenzione a non rivelare troppo, allora diventa insomma difficile scegliere troppe letture, no? Che già! Quindi adesso abbiamo questo piccolo momento di pausa perché vorrei che l'autrice Emanuela Costantini ci dicesse qualche cosa che io non ho detto di Diana. In realtà lei devo dire che l'ha riassunta molto bene nel suo approfondimento, no? Torniamoci un attimo, ha detto che era entusiasta, forte, coraggiosa, momenti di malinconia, ma poi rincorre gli arcobaleni. Diana è l'amore. È vero che Diana è l'amore, lo scoprirete leggendo questo romanzo. Aspettiamo un momento per avere qualche riscontro da parte vostra, se avrete la voglia di scrivere qualche cosa. Intanto io approfitto per bere un po' d'acqua. Autrice, devi stimolare molto il pubblico perché sono di una pigrizia. Questa cosa me la ricordo molto bene. Intanto saluto le persone che sono arrivate mentre tu scrivi. È arrivata Franca Alvigini, ciao, che bello vederti. Poi è arrivata Margherita Firpo, ciao. Poi ho visto che è arrivata Francesca Piaggio, la mia amica, ciao. Ecco appunto che compare, scrive brava amica, grazie. Poi ho il terrore di toccare il cellulare, di fare qualche guaio, ma forse no. Maria Rosaria Vitalone, bellissima questa parte dell'arcobaleno. Sì, verissima. Verissimo, è molto bella. Poi c'è Francesco Puglia, che non so se è rimasto con noi. Poi, aspettate, Simona Bianchera, la mia amica scrittrice, ciao. Elena Conforti, ecco, ci sono un sacco di scrittrici stasera ad ascoltare, molto molto bene. Bene, 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 bene. Diana è davvero... Eccoci, abbiamo la nostra autrice che scrive Diana è davvero l'amore, è coraggiosa, è in grado di scegliere senza pensarci troppo e le sue scelte sono dettate solo dall'amore. Bene, grazie per il contributo che ci hai dato. Ti metto anche un mi piace che non so se si vede. Ci provo, voilà. Bene, visto che abbiamo tante cose da dire, allora andiamo a leggere il secondo brano, il secondo personaggio. Qualunque volta abbiate la necessità o la voglia di scrivere qualcosa, chiaramente fatelo. Non è facile stare da soli qui davanti un'oretta, quindi se mi aiutate, grazie. Allora, andiamo con il secondo personaggio che è Mirna. Andiamo a conoscere un po' meglio Mirna. L'autrice di lei dice... È un personaggio ribelle, contraddittorio, è convinta di essere obbligata a scegliere e di non saperlo fare. Rimanda e poi agisce d'impulso e non se ne pente. Mirna ha bisogno della verità. Allora, io per Mirna ho scelto il termine I come incredula, poi la R come rispettosa, e vi racconterò perché, la N come nostalgica e nuda, e la A come arrendevole e accomodante. Andiamo a vedere tutti questi aggettivi da che cosa scaturiscono, da che cosa nascono. Partiamo da incredula. Diana, sua madre, è morta. Mirna non sa se ha fatto tutto quello che doveva fare. Sa però, ne è sicura, che non riuscirà a trovare l'equilibrio ora che il suo unico punto di riferimento se n'è andato. Continua ad avere in testa e davanti agli occhi l'immagine di sua madre ferma, immobile e rinchiusa in un eterno silenzio. Parla, avrebbe voluto dirle Mirna. Alzati, muoviti, arrabbiati, urla! Urla addosso tutto questo balletto che stanno facendo intorno a te, lacrime, parole di convenienza, di incredulità, fiori, preghiere, occhi lucidi dietro gli occhiali scuri, abbracci, carezze. Di loro di smetterla, ti prego.
Urla addosso ad Ottavio che sorride e ringrazia triste. Urla anche addosso a me che non so reagire al tuo posto. Mi hai lasciata sola e non sono preparata. Urla, arrabbiati, poi però ripensaci. Fai come al tuo solito. Ecco, qui abbiamo un momento davvero intimo, no? Di una delle nostre protagoniste, perché sta davvero affrontando la morte della madre, ma il suicidio, che penso che per un figlio sia un qualche cosa che altro che incredula, ti destabilizza completamente, no? Infatti io ho aggiunto, oltre a incredula, ho messo insicura e poi ho barato un po' e ho messo in bilico, perché effettivamente ci si ritrova in bilico, eh? Ed è un momento, è proprio a inizio libro, vi ho già detto, ma ve lo ripeterò più volte, non pensate che leggendo io possa in qualche modo andare a rovinare la vostra lettura, perché in realtà io leggerò tanto, ma c'è talmente tanto ancora da scoprire in questo romanzo che davvero è minimo, nonostante sia molto, quello che vi andrò a raccontare. Quindi non rivelerò niente, non vi disturberò la lettura, semplicemente spero di incuriosirvi e di portarvi a comprarlo questo libro, a leggerlo, perché davvero è meraviglioso. Allora, bando alle ciance e andiamo alla seconda lettura di Mirna. Rispettosa, perché rispettosa? Ve lo racconto. Devo trovarla, Mirna. Voilà. Partiamo dal passato. Quando loro erano più piccole, avevano 19-20 anni, loro chi sono? Loro sono due amiche, Mirna ed Elvezia. Capirete perché ho deciso di scegliere l'aggettivo rispettosa. L'appuntamento è in piazzetta, vanno a ballare, i più grandi hanno le macchine. Ci sono quasi tutti, Germano è alla guida della sua Opel rossa, Mirna è seduta dietro. Elvezia è in attesa che arrivino gli ultimi ritardatari. Fuma, scarta e mangia una caramella. Poi cerca il cestino dove gettare il mozzicone spento e l'involucro trasparente. Sono speciali le persone che non buttano i rifiuti a terra, commenta Germano. Mirna scende dall'auto, si affianca ad Elvezia. Mi accompagna al bar? Devo bere subito un bicchiere d'acqua. Ti piace Germano, eh? Eppure tu gli piaci, le dice quando sono al bancone e qualcuno strombazza al clacson, ci sono tutti, possono partire. A Mirna viene da ridere e l'acqua le va di traverso. Torniamo a oggi, quindi questo è un ricordo e adesso andiamo a vedere che cosa succede oggi. Adesso Mirna guarda Elvezia che beve il suo bicchiere d'acqua. Vorrebbe farlo. Vorrebbe dirle che se all'epoca aveva intuito che le piaceva Germano, era solo perché Germano piaceva anche a lei. Basta un bicchiere d'acqua per dire la verità. Ma non lo farà mai. Lei ci si perde dentro a quel bicchiere. E adesso andiamo a un anno prima. Quindi abbiamo visto i 20 anni, abbiamo visto i 27 anni e adesso andiamo a vedere i 26 anni. C'è stato tutto un momento nel quale lei è stata rispettosa, quindi rispettosa perché non ha avuto il coraggio di dire all'amica che questo Germano piaceva anche a lei e ha fatto sì che loro si frequentassero e si amassero. Di fatto a Germano sembrava proprio piacere Elvezia. 26 anni, un anno prima. Ed è qui che ho scelto gli aggettivi di nostalgica e di nuda.
era cominciata quasi un anno prima. Un momento di crisi. Elvezia era nel panico, sentiva Germano lontano, temeva una rottura e aveva pregato Mirna di parlare con lui, di farlo ragionare. E Mirna lo aveva fatto, ci aveva parlato. Fino a quel momento aveva messo da parte l'attrazione che provava per lui, ma poi le parole erano diventate confidenze, le confidenze erano diventate complicità e attrazione e baci e passione. In segreto, di nascosto, senza dire niente a nessuno. Così, tra Germano ed Elvezia, il momento di crisi era passato. Era stata lei, l'amante che era diventata, a farlo passare. Mirna va in camera da letto, si toglie la maglia e la lascia cadere sul letto, quel letto così imponente, balordo. Solo qualche sera prima Germano è stato da lei, una sera come tante altre, senza troppe parole. Passa qualche minuto nel sonno, ma Mirna non si addormenta del tutto. Sente il fruscio dei calzoni che vengono rivoltati. La vigilanza ha avuto la meglio. E anche le parole. È meglio finirla qui, non ha più senso continuare. Ne parliamo domani, adesso è tardi. Mirna si gira sul dorso, è nuda sotto le lenzuola, lo guarda rivestirsi, lo vede sorridere con aria colpevole e abbozzare un cenno di saluto, disinvolto, falso, dalla porta. Ciao, ci sentiamo. Odia quelle parole. Ma che pretende? Elvezia lo sta aspettando. Mirna si volta verso la parete, non vuole vederlo andare via. Sento ugualmente il tonfo, il tintinnio delle chiavi, lo scatto della serratura, il rumore dei passi, prima distinto e poi debole giù per le scale, il colpo del portone e più nulla. Continua a rigirarsi nuda nel letto, facendo finta che è così che va a dormire di solito. Si alza, infila le mutandine e il pigiama di flanella. Le viene in mente che c'è qualcuno che farebbe qualunque cosa per stare con lei, anche col pigiama di flanella. Sente il rombo di un motore, guarda la strada dalla finestra e poi guarda oltre. Il mare è calmo e tranquillo stanotte, almeno all'apparenza. Si rimette a letto. Abbiamo sempre il diritto di raccontarci delle storie, anche quando sono finite, dice sottovoce e si addormenta. Torniamo ad oggi. Mirna appoggia il bicchiere nel lavello. Pensa alle priorità del dolore. A cosa possa fare più male? Stila una classifica. Non viene fuori neppure un podio provvisorio. La morte della madre dovrebbe vincere a mani basse, ma quel graffio che continua a bruciare senza possibilità di rimaginazione non riesce a piazzarsi secondo. Lei accetta di farsi scorticare e sa che in qualunque momento Germano potrebbe andare via e per sempre con la sua pelle sotto le unghie. Pari merito. 2 medaglie d'oro. Si sente in colpa anche per questo. Ma sa che non è proprio così. Il dolore per la morte di sua madre non è paragonabile a quello di una storia finita. È solo che la madre è morta davvero, per sempre. E Germano, invece. Lei ha chiuso quando ha saputo che lui ed Elvezia si sarebbero sposati, ma lui continua a cercarla e continuano ad andare a letto e la ferita non si rimargina. Ed ecco per questa lettura che io ho scelto il termine arrendevole, accondiscendente, i due aggettivi. Mi scuso per la lettura precedente perché ho fatto un po' di confusione e quindi non ho letto una parte. Adesso tornare indietro non è bello, semmai ve la leggerò in un secondo momento, ma c'è ancora qualche cosa che voglio leggervi di Mirna, perché di fatto lei dice, ha detto prima, c'è qualcuno che mi accetterebbe così come sono, con il mio pigiama di flanella. Andiamo a vedere di chi si tratta. Sente il telefonino. Sul display lampeggia una bustina. Messaggio di Stefano. Come stai, Stella? Hai mangiato? Stefano le sarebbe rimasto sempre accanto, anche se lei avesse indossato un pigiama sformato di flanella.
Le aveva venduto il programma aziendale qualche anno prima e poi era diventato il suo migliore amico. Stavolta davvero, senza scambi di sigarette, senza segreti. Stefano vorrebbe essere molto più che amico. Lui le chiede tutti i giorni se ha mangiato. E hai mangiato? È la frase d'amore più vera. L'unica, ha letto una volta. Ed è quasi sicura che sia vero. Invece Elvezia, a parte il giorno del funerale, ha pianto a dirotto quel giorno. Non le ha chiesto più niente. Non ha più fatto cenno alla morte di Diana, niente, nemmeno una parola. È troppo felice per pensare al dolore degli altri, ed è giusto così. Perché il dolore degli altri non puoi neppure immaginarlo. E Mirna non avrebbe distrutto la felicità dell'amica. Ci avrebbe pensato Germano a farlo. Oppure la vita. Ecco, io vi ho dato un piccolo accenno di Mirna. Ne vedremo ancora un po', perché adesso aspetto un momento e così mi bevo un sorso d'acqua e vediamo voi che cosa dite. Sono molto indecisa se fare la lettura, perché secondo me ho rovinato un po' quel pezzo lì e quindi mi viene una gran voglia di... Sentite, io ve la rileggo, non ce la faccio. Mirna va in camera da letto. Si toglie la maglia e la lascia cadere sul letto, quel letto così imponente, balordo. Solo qualche sera prima Germano è stato da lei, una sera come tante altre, senza troppe parole. Mirna sa che non hanno nulla da dirsi e che l'argomento è sempre lo stesso. Si sente inadeguata, pesante, sbagliata, e allora sceglie di stare zitta. Sceglie di lasciare fare alle mani, abbandonarsi a quelle carezze che le percorrono i polpacci, le ginocchia, le cosce, le anche, le costole, le clavicole, l'incavo dei seni. Si è disposti a qualunque cosa per un'illusione. Un'illusione in superficie, pelle contro pelle. Germano dorme. Mirna è sdraiata accanto a lui, poi si solleva su un fianco, scosta i capelli. Come mai? Questa continua vigilanza, pensa, vigila su se stessa. Non vuole addormentarsi, perderebbe il controllo. Ha paura di scapparsi via. Passa qualche minuto nel sonno, ma Mirna non si addormenta del tutto. Sente il fruscio dei calzoni che vengono rivoltati. La vigilanza ha avuto la meglio. E anche le parole. È meglio finirla qui. Non ha più senso continuare. Ne parliamo domani, dai. Adesso è tardi, risponde lui. Ecco, non potevo non leggervi questo brano, secondo me era meraviglioso. Allora, ci prendiamo un sorso d'acqua di pausa. Nel frattempo aspetto che voi mi diciate qualche cosa. In effetti hai ragione, Margherita. Hai mangiato, è la frase d'amore più vera. Che bella, sì, davvero bella. L'autrice mi scrive che brava che sei e io ovviamente gongolo. Chi ha voglia di dire qualche cosa, di scrivere qualcosa? Anche a me Rita piace un sacco, ha paura di scapparsi via. Mi piace proprio tanto. Infatti se fosse una lezione di lettura espressiva direi che è una frase chiave questa. Chi mi sta seguendo, perché qualche allieva mia c'è, lo sa. Federica Di Folco, che è assolutamente sempre super di parte, mi scrive: sei fantastica. Nel frattempo è arrivata Cristiana, ciao. Clara Negro, ciao, che piacere vederti. Ho intravisto un Simone Iucci, ma secondo me è già entrato e uscito, perché aspettate, c'è un derby stasera, mi sembra, piuttosto importante, quindi o c'è la pausa tra il primo e il secondo tempo ed è venuta a salutarmi. Allora ragazzi, ci siamo, anche Mirna è finita. La frase chiave, Elena Conforti, ciao Lucia, ciao ciao ragazze belle. Andiamo a un altro personaggio fantastico, che è Rachele. Tra l'altro sono le 9:35, sapete che siamo abbastanza giusti come tempi? Ciao Sergio, ben arrivato. Alessandra Lenzi, molto intensa, mi fa trattenere il fiato per tanto sospeso nell'anima. Evelina, hai fatto bene a rileggere il pezzo, c'erano dei passaggi meravigliosi, vero Evelina? A volte, vedi, bisogna avere il coraggio di dire ho sbagliato, torno indietro, anche nella vita, ogni tanto bisognerebbe avere questo coraggio, ma non entriamo in discorsi
psicologici. Allora, proseguiamo, perché c'è davvero ancora tanto da dire. Rachele, chi è Rachele? Che cosa dice l'autrice di Rachele? Dice, Rachele lascia quando sa che sarebbe inutile continuare. Ogni tanto il cuore le si riempie di nostalgia, ma conserva solo la coscienza di ciò che è stato. Come veramente è stato, invece, diventa una realtà sgranata, come in una foto fuori fuoco, in una narrazione precisa. Dice che qualche volta le manca un pezzo, ma che si può vivere anche senza pezzi. Io di Rachele ho scelto alcune letture, mi sono un po' allontanata per non essere monotona da tutto il discorso, però ho voluto darle degli aggettivi rispetto al suo nome e quindi ho utilizzato Rachele come rinuncia, anche se non è un aggettivo, A come amorevole, C come creativa, la H la lascio a voi, poi empatica, E come empatica, L come libera, E come entusiasta. Rachele. Ricomincia anche, oltre a Rachele. Bene, andiamo a leggere qualche brano di questa autrice. Massimo Villa, sei in playback. Io ti insulterei sempre, lo sai, ma sono in diretta, non posso. Massimo Villa è responsabile eventi della Feltrinelli più grande d'Italia. Ora, chi era la presentazione qualche settimana fa morirà dal ridere, perché c'è stato un gioco molto divertente con Massimo, con l'autore che ho letto l'altra volta, che è Manuel Bova, e c'è stato questo gioco divertente per tutta la presentazione della Feltrinelli, la più grande d'Italia. Quindi Massimo, sono brava, anche che io ho detto la più grande d'Italia, e guarda tu che mi prendi sempre in giro. Allora, andiamo a scoprire questo personaggio perché è meraviglioso. Allora, pagina 73-74. È un'altra che se ne va. Rachele Corsaro comincia piuttosto che continuare. La prima volta non era stata una sua scelta. Non ha mai saputo di più, se non che i suoi genitori non erano in grado di crescerla, e allora qualcuno l'aveva portata, appena nata, nell'istituto dove avrebbe trascorso 18 anni. E nemmeno la seconda fu una sua scelta. Doveva andare via. Ormai era maggiorenne e se ne andò insieme a Diana. Portarono con loro speranze e voglia di vivere e le due collanine che le legavano l'una all'altra. Da quel momento in poi, Rachele ha sempre scelto di ricominciare, di andare via e di non tornare indietro. Lo aveva fatto lasciando Diana da sola, perché i geni sono un'impronta che non si può cancellare. Se n'era andata da un matrimonio già finito in partenza e poi da un uomo che non aveva altro da prendere, perché lei gli aveva dato tutto quello che poteva e aveva preso tutto quello che poteva, e da un lavoro che sembrava fatto apposta per lei in un centro antiviolenza. Le donne che andavano in quel centro provavano a ricominciare da zero e spesso anche da meno di zero, un po' come faceva lei. Avrebbe potuto salvare Paola. Il suo era stato un tentativo inutile. Non era stato neppure un tentativo, era stata la dimostrazione di un tentativo. Come se volesse provare, chissà poi a chi, che avrebbe potuto fermare il male. Ma non era successo. Il male non si ferma e ci si salva da soli. E ogni volta che raggiunge quel punto, Rachele si arrende. Può solo arrendersi e ricominciare. Rachele ha preso in gestione il ristorante poco più di un anno prima. Tutto era iniziato con una vacanza, l'ennesima fuga per nascondere una rinuncia. Aveva scelto a Malbena, piccola città di mare sospesa, da un lato l'ampia spiaggia lambita dal mare che pare darle una via di fuga, e dall'altro le morbide colline che la proteggono. C'era già stata da bambina, in quell'occasione aveva conosciuto Suor Diletta ed era tornata per incontrarla, solo che era tornata troppo tardi e Suor Diletta non c'era più. E allora era entrata in questa osteria e le era piaciuta l'atmosfera intima e familiare. Le era piaciuto anche quello che aveva mangiato e soprattutto le era piaciuto Pierangelo, che cucinava, serviva, intratteneva i clienti.
A fine cena Pierangelo le aveva portato il caffè, insieme ad una bottiglia di liquore verde brillante che le aveva incendiato la gola. «Fa digerire pure i sassi», aveva detto lui. Le aveva anche raccontato che da lì a un mese avrebbe chiuso il locale, era vecchio, voleva godersi quanto gli restava da vivere. Rachele, tornata in albergo, non aveva chiuso occhio e la mattina dopo era partita per Roma. Rachele preferisce ricominciare piuttosto che continuare. Preferisce scappare dagli affanni. Aveva preso accordi con Pierangelo e a Roma aveva presentato una lettera di dimissioni per motivi personali. In pochi giorni aveva lasciato tutto un'altra volta e un'altra volta aveva ricominciato. Così, quando aveva visto che il locale appena riscattato aveva 7 coperti, aveva deciso che i tavoli quadrati di legno da osteria sarebbero diventati dei colori dell'arcobaleno. Aveva conosciuto un uomo che le aveva insegnato i colori e quella era stata davvero una meraviglia. E così lei, ricordando questa meraviglia, quando aveva visto il locale, ha deciso che quei 7 tavoli sarebbero diventati i colori dell'arcobaleno. Si era messa d'impegno, aveva comprato teli protettivi per non sporcare il pavimento e barattoli di vernice delle 7 sfumature desiderate. Aveva cominciato dal viola, il suo colore preferito. Qualche pescatore la mattina si fermava. I pensionati controllavano i lavori e le davano consigli. Erano in tanti il giorno in cui era stata apposta la nuova insegna «Scegli un colore». Bellissimo pensare che un ristorante si possa chiamare «Scegli un colore». Entriamo nel vivo, perché adesso, nel vivo più vivo più vivo, vedete quante cose, no, spuntano. Poi è chiaro che avrete un po' di confusione, non posso leggervelo tutto, ve l'ho detto, se vi raccontassi tutto non lo comprereste più, e vale davvero la pena leggerlo tutto. Abbiamo detto che erano 7 colori, vediamo un po' chi si va a sedere. Quando la vede entrare, Rachele rammenta di aver letto come, secondo un'antica credenza, le anime delle persone che abbiamo perduto restano prigioniere altrove, in un animale, in un albero o in un oggetto, perdute fino al giorno in cui ci troveremo a passare accanto all'animale, all'albero o all'oggetto che le tiene prigioniere. Rachele ne rimane colpita. La ragazza mostra fiera una faccia pallida e sicura, senza l'imbarazzo di chi va da solo al ristorante, specie in uno in cui non è mai stato. «Un dolce, un sorbetto al limone? No, no, grazie, sto bene così». Mirna scosta la sedia, si alza e va al bancone, chiede il conto e paga. «Sto bene così», ha detto. Ma Rachele non sembra proprio. Eppure ha scelto il tavolo blu. Blu, il colore del silenzio, della calma e della tranquillità, il colore dell'eterno movimento, di chi è legato a ciò che ha di più caro, ma riesce comunque a far fronte ai continui alti e bassi che la vita presenta. Forse quella ragazza ha perduto qualcuno e il blu non è stata una scelta fortuita, perché il caso ha un modo tutto suo di mostrare una mancanza. La guarda uscire. Ha qualcosa di indefinito e pericoloso che le aleggia intorno e che ha portato via con sé, chiudendosi la porta alle spalle. Ha scelto il blu, ma a Rachele viene in mente il nero. Quella stessa sera Rachele è notte fonda quando Rachele chiude il ristorante e si incammina verso la spiaggia. Lo fa spesso e poi fa caldo nonostante il vento. Vuole vederlo da vicino, quel mare ancora in procinto di tempesta da giorni. Sembra abbia deciso di arrabbiarsi, ma non si è ancora riuscito a farlo. E monta, 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 senza trovare il modo per sfogarsi sul serio. Forse è tutta colpa del vento che non smette di soffiare forte. Fa qualche passo, il porto è vicino. Si appoggia alla ringhiera del pontile. Da
lì la vista è uno spettacolo. Il vento non vuole saperne di calmarsi e i flutti si fanno sempre più impetuosi. Un'onda più forte delle altre va a infrangersi con violenza contro gli scogli. Rachele guarda giù. Ha l'impressione che quell'onda le abbia voluto fare un dispetto e poi si sia ritratta di colpo per non farsi prendere. E la vede. La ragazza dalla faccia pallida e sicura, Mirna, è seduta nell'angolo più nascosto del pontile con i piedi penzoloni. Ciao! La giovane donna si volta senza ricambiare il saluto. Il viso è rigato dalle lacrime. Le lascia cadere senza curarsene. Torna a guardare il mare. Non ricordo chi diceva che la cura per ogni male sia l'acqua salata, dice Rachele. Non sa cosa la spinga a intromettersi. Lei preferisce rinunciare, di solito. Ma in questa ragazza, che ha mangiato da sola nel suo ristorante, che ora piange da sola di fronte al mare, ha scorto qualcosa di insondabile e pericoloso. L'impressione che le dà la ragazza è quella contraddittoria di chi cerca una fuga e allo stesso tempo un rifugio per scappare o ripararsi da se stessa. Mirna si alza e fa un passo, ma senza l'intenzione di andare via. Che ne sai? Con te la cura ha funzionato? Rachele si volta, ha la schiena contro la ringhiera del pontile, disorientata. La ragazza dà per scontato che lei abbia avuto bisogno di cure. Decide di lasciare aperte diverse possibilità. È sempre meglio di niente. Ho paura, dice Mirna. Ci vuole paura per avere coraggio. Ma tu parli sempre così, con frasi fatte? È seccata. Passa davanti a Rachele, i loro corpi si sfiorano, la supera e dall'altra parte del pontile. Mamma è morta e Germano si sposa. Rachele vorrebbe rispondere in maniera sensata, ma alla morte non c'è rimedio e forse nemmeno un matrimonio. Lacrime, sudore e mare, dice allora per spiegare la cura. Mirna tira su con il naso. Com'è che tutto si riduce a tre? Meglio tre di niente. Non mi hai detto se con te la cura ha funzionato. Lacrime, sudore, mare. Per sudare che fai? Cucini? Rachele si abbassa a raccogliere un sassolino bianco. La piccola pietra viola della collanina che indossa sempre sbuca dal bordo della maglietta e oscilla come un pendolo. Mirna crede di riconoscerla. Per un istante le manca il respiro. È la stessa collanina della madre, quella di Diana, la pietra rosa. È la collanina amuleto che sconfiggeva i malvagi delle fiabe inventate. Qualche volta, quando doveva affrontare un momento complicato, gliel'aveva fatta indossare e Mirna si era sentita invincibile. L'aveva con sé tutto il giorno e il giorno degli esami di scuola guida e tutto era filato liscio, aveva fatto bene anche il parcheggio a marcia indietro. Oppure durante la gita alle grotte, quella in cui la maestra aveva raccontato vivesse una strega, lei non aveva avuto paura e aveva rassicurato le sue compagne di classe che le stavano attorno, credendo che la pietra di quella collanina avrebbe protetto anche loro. Ma non può essere. Le è già capitato di vedere cose che non c'erano, nella donna che camminava veloce sul lungomare e aveva gli stessi capelli di Diana e la stessa andatura ondeggiante, e poi si era girata di colpo e non era lei. Nel suono lontano di una frase proveniente da una poltroncina poche file dietro di lei al cinema, le era sembrata la voce di sua madre per intensità, intenzione, ma non era sua mamma neanche quella volta. Ma tu chi sei? Domanda alla donna. Rachele. Il nome combacia. Il respiro di Mirna si fa ancora più corto. Rachele Corsaro? Sì? Cazzo, ma tu lo sai chi era mia mamma? Rachele fa no con la testa. Diana Luce, dice Mirna in un soffio. E senza aspettare una conferma che non serve, scappa via. Rachele sfiora la pietra viola
e la rimette sotto la maglietta. Poi si porta le mani sul viso. La stessa voragine si è aperta anche per lei. Grazie, grazie, grazie. Mia mamma molto meglio di ieri sera. Una lettura intensa e parole stupende. Grazie ragazze, grazie, grazie di cuore a tutte. Sono felicissima che vi stia piacendo, perché davvero questo romanzo è meraviglioso. Dovete davvero leggerlo, perché non vi ho ancora detto niente. Vi sto dicendo moltissimo, ma non vi ho ancora detto niente. Intanto mi arrivano i brava. Ciao Marci, c'è anche la mia amica. Ciao, ciao a tutte, che piacere vedervi. Allora, andiamo avanti, perché c'è ancora un sacco da raccontare. Vi ricordate che ha chiesto, ma tu come fai per sudare, no? E adesso ve lo racconto. Mi dici cosa fai per sudare? Le chiede Mirna. Aspetta solo un momento. Lei e Mirna salgono nell'appartamento. C'è una scultura, L'equilibrio instabile, è nel salone, tra due librerie gemelle. Faccio questo per sudare. L'hai fatta tu? No, vieni. Caspita, non me l'aspettavo, l'ha condotta nel suo laboratorio. E che ti aspettavi? Che ne so, ciclette, tapirulan, vogatore, cose così, cose che fanno sudare. Sudi, certo, ma non realizzi niente. L'odore del legno, del lucido, gli attrezzi, i truccioli, il casino che c'è. No, non mi aspettavo che facessi questo, ribadisce Mirna. E si guarda intorno e poi guarda Rachele. Che cosa stai scolpendo? Non lo so, ancora non lo so. Mi insegni? Rachele ha iniziato a scolpire dopo la separazione del marito e dopo la frequentazione buddista. Alla fine del corso di scultura aveva le mani piene di tagli e un cavallino in legno di cirmolo. Non era un granché, ma ne era orgogliosa, l'aveva messo su una mensola in bella vista. Non so se sono capace, ma perché non mi insegni? Non so se sono capace nemmeno io, però proviamo. Adesso? Adesso. Mirna impiega 2 ore per realizzare un uovo, una specie di uovo. Ha sudato abbastanza. Ma è una schifezza! No, non è così male, mente Rachele. Vuole che funzioni, vuole farle capire che non è poi così impossibile stare meglio. Come ti senti? Esausta. Allora funziona, le tossine cattive stanno andando via. Fa proprio schifo il mio uovo. Non è vero, e poi è solo il primo passo. Quanti sono i passi? Ci sono 3 cose fondamentali nella vita. Valgono per tutto. Liberarsi delle tossine accumulate, liberarsi dei cattivi pensieri che fanno accumulare le tossine e liberarsi delle persone sbagliate che fanno venire i cattivi pensieri. Ancora 3. Ma una persecuzione! E le persone sbagliate chi sarebbero? Chiunque non ti faccia stare bene. Quindi dovrei liberarmi di Germano. Lui sposerà un'altra, me l'ha detto Stefano. L'altra è Elvezia, la mia migliore amica. Come faccio a liberarmi di lei? Devi eliminare le tossine, le persone sbagliate e i cattivi pensieri. E l'uovo che c'entra? Si parte da lì. Vedere che da un pezzo di legno che finirebbe nel fuoco viene fuori qualcosa o qualcuno. È una gioia. Ho liberato un uovo? Hai iniziato. Ora devi togliere. Basta togliere per vedere. Come nella vita, sospira Mirna. Non hanno parlato di Diana, non hanno neppure accennato a lei. È stato come toglierla. Ma Rachele sa che non è così. Diana è stata con lei per i primi 19 anni della sua vita e con Mirna per tutti quelli successivi, testimoni di una vita che ha reso felici entrambe e che a entrambe manca terribilmente. Io sono in balia di questo romanzo, mi piace da pazzi. A proposito di togliere, vi do un paio di indirizzi. Secondo me non finiamo proprio alle 10, perché non intendo smettere, io ve lo dico. Chi ha piacere di andare a dormire, vada. Io resto qui.
10:15 secondo me finiremo. Allora, andiamo a vedere questo dialogo meraviglioso. Beh, credo che sia chiaro ed evidente che in questo momento io abbia deciso e cominciato a leggervi della conoscenza tra Rachele e Mirna, no? Non ve l'ho detto prima, ma... Mirna è allegra. Non studiamo oggi? Non sei più venuta, pensavo ti fossi stufata di scolpire. Sì, scusa, non ti ho avvisata, ma ho fatto qualcosa di costruttivo. Ho cominciato a eliminare le tossine. Brava, e che hai fatto? Ho raccolto le cose di mamma, i suoi vestiti, le scarpe, i biglietti, le foto, i ricordi, quello che portava addosso il suo odore, tutto insomma. Ne ho fatto un mucchio in giardino e ho acceso il fuoco. Avessi visto che fiamme alte. Mi sono seduta per terra e ho aspettato che diventassero cenere. Perché? Perché non me ne posso andare. E allora ho fatto in modo che andasse via lei. Rachele si alza, ha paura. Non è un modo normale per provare a stare meglio. Non lo considera tale. Forse Mirna vuole cancellare Diana perché si riconosce molto simile a sua madre. Quel qualcosa di indefinito e pericoloso che le aleggia intorno si fa più nitido. Rachele potrebbe quasi toccarlo se solo si avvicinasse a lei, se solo le accarezzasse una guancia. Ma non si azzarda tanto. E poi ho scelto il regalo per le nozze, prosegue. Le nozze di Elvezia e Germano, specifica. Che cosa? Il mio appartamento. Quello che papà mi ha regalato è qui vicino. Vuoi vederlo? Io starò nella casa grande in campagna insieme a lui. Mamma non c'è più, che me ne faccio di due case. Ma allora è veramente un nero, Mirna. Capace di annientare tutto e di non aderire alle regole comuni, muoversi in cerca della propria strada, non quella che altri hanno tracciato per lei. Un caos che può contenere ogni tipo di possibilità, che può ancora prendere qualsiasi direzione nella vita. Sono a casa, lei fa vedere a Rachele casa sua, quella casa che vorrà dare come regalo di nozze alla sua amica e al suo amante. E a un certo punto Rachele le chiede: perché ami Germano? Sempre meglio di niente, ripete, facendole cenno di seguirla verso l'uscita. Rachele ha perso, detesta perdere. Forse per questo rinuncia. Ma stavolta non riesce a lasciar correre. Lei non è Mirna. E le dice: speravo qualcosa di meglio per te. Non dovresti accontentarti. Chi si accontenta gode. Sono davanti alla porta. Si sfiorano. Rachele esce per prima. No. Chi si accontenta, si accontenta. Mi dite qualcosa di questo romanzo? Perché siamo alle battute finali. Adesso io vi racconto un uomo meraviglioso, ma ve lo racconto con un paio di letture, sapete, quindi alla fine sono stata anche abbastanza brava come orario. Ma prima fatemi bere un bicchiere d'acqua e ditemi qualcosa, no? Intanto io vi lascio. Ah, e vi prego di fare questo. Qualora doveste decidere di comprarlo, a questo punto non capisco, non posso immaginare che no. Tra l'altro non mi paga Emanuela per fare pubblicità al suo romanzo, quindi non sono fasulla e commerciale, proprio una cosa che avrei piacere che voi leggeste, soprattutto perché ci sono tante amiche qui e so per certo, conoscendole, che apprezzerebbero tantissimo questo romanzo. Non mi ricordo più adesso che cosa vi volevo dire. Non me lo ricordo più. Pazienza. Si chiama Il bello della diretta. Io bevo. Voi parlate? Adoro, scrive Federica Di Folco. Sì, Fede, poi tu, so già.
Ecco, mi è venuto in mente cosa vi volevo dire. Qualora decideste di comprare il romanzo, lo voglio sapere. Voglio che mi mandiate un messaggio dicendomi se mai avevo ragione o no. Avevo ragione, ho ragione sicuramente, però mi farebbe proprio piacere poter raccontare. No, Cri, è vero, dell'uomo meraviglioso che ve lo racconto adesso, però ho voglia di sapere se comprerete il libro, che cosa ne pensate, ovvero vorrei che mi confermaste che non ho rivelato nulla, perché c'è tanto da sapere. Sì, è vero, Simonetta, sono emozionata, sei arrivata! L'avevo già segnato, ora confermato. Bene. Federico Caruso, ciao! Federico Caruso era appassionato del mio orsetto, ogni volta mi chiedeva dell'orsetto. Fede sta bene, Jijing sta benissimo. Allora, andiamo a raccontare l'ultimo personaggio prima di salutarci. Ottavio. Che cosa dice l'autrice di Ottavio? Ottavio ascolta e solo dopo parla. O si limita a stare zitto quando non sa cosa dire. Ha un modo bizzarro di capire la vita. E riesce a riconoscere gli strappi, a scorgerli anche dove si nascondono bene. Per Ottavio ho scelto 2-3 letture, ma non lunghe, e di lui dico: Ottavio, onesto, tenace, tenero ascoltatore, siamo arrivati all'ottava, V come volubile, I come illuminato, O come Ottavio. Andiamo a leggere di lui. Guardate quanti foglietti ho tolto, li abbiamo quasi finiti. In realtà mi dispiace tantissimo di aver finito la puntata. Allora, Mirna si ferma davanti alla camera. Vede Ottavio sdraiato sul letto. Non è il suo vero padre, ma è l'uomo che l'ha cresciuta e Mirna non potrebbe desiderarne uno migliore. Si tranquillizza quando lo sente russare. Si siede sulla poltrona di fronte al letto e porta le mani dietro la testa. Si mette comoda e prende a fissare una macchia di umidità che si è formata proprio nell'angolo vicino alla finestra. Prova ad immaginare una forma, come si fa con le nuvole. Ma niente, è solo una macchia di umidità nera e sfocata con qualche puntino verde. Ottavio dorme, gli occhiali storti sul naso, le braccia allungate sui fianchi, la coperta scozzese lo copre e il giornale è aperto accanto a lui. Apre gli occhi. «Da quanto sei qui?» domanda Mirna. Lei indica la macchia. «Che cos'è?» chiede. Invece di rispondere, Ottavio stringe gli occhi. Un roseto. Si scorgono i boccioli. Manca poco alla fioritura. Il padre, che non è suo padre, riesce sempre a spiazzarla. Cosa vi devo dire? Cioè, i boccioli. Adesso ditemi quante di voi hanno mai pensato ad una macchia di umidità come un rosetto e dei potenziali boccioli di rosa? Ditemelo, io mai. Ma c'è una lettura che mi fa impazzire. Qui dobbiamo tornare indietro perché Mirna è piccina. Sentite che cosa le combina. Ottavio è sulla riva, vestito, pronto per tornare a casa. Fa cenni a Mirna. Alza le braccia come il moviere che fa i segnali al pilota dell'aereo sulla pista di atterraggio. È ora di uscire dall'acqua! Lei continua a sguazzare beata, fingendo di non aver sentito. Ottavio, tranquillo, ribadisce l'invito più volte. E Mirna, altrettanto tranquilla, persevera nel non dargli ascolto. Lui allora si siede sulla riva e finge di piangere. In silenzio. Mirna si precipita. «Papà, papà, che succede?» Ottavio scuote la testa e muove le labbra senza emettere alcun suono. «Papà, che succede? Non ti sento!» Ottavio si alza lentamente e continua ancora un po' nel suo monologo silenzioso. Poi smette. Si mette le mani sulla faccia con un gesto esagerato. «Mi sa che sei diventata sorda!»
Mirna è ferma, gocciolante, con i capelli appiccicati alla testa. Ma no, papà, non sono sorda! Andiamo, che mamma ci sta aspettando. Sotto l'ombrellone la asciuga e la riveste e si incamminano sulla passerella che dalla spiaggia porta al lungomare. Non farlo più. Non far mai pensare di essere quello che non sei. Mirna non replica. Sa di aver fatto qualcosa di sbagliato, ma non è sicura di aver capito cosa. Ma non è meraviglioso? Perché poi sono immagini, è una scrittura così visiva. Cioè, io riesco a vedere esattamente tutto quello che Manuela scrive. Lo vedo. E quando io una cosa la vedo, per forza poi riesco a leggerla in modo intenso, riesco a interpretarla, perché c'è, perché me la vedo davanti agli occhi. È come se io leggessi qualche cosa che effettivamente sto vedendo in quel momento. Ma Ottavio è anche volubile, perché comunque ha perso la persona più importante della sua vita, no? È da una settimana, da quando Diana è morta, che suo padre cambia umore in pochi secondi. È sereno e calmo e poi diventa triste e cupo, e viceversa. Come un bambino a cui viene nascosto il pupazzetto preferito e si fa serio e preoccupato e poi ride quando il pupazzetto ricompare. Forse spera che anche Diana possa riapparire e il pensiero riesce a rasserenarlo per qualche secondo, almeno fino a quando si rende conto che sua moglie non tornerà mai più. E adesso un'ultima breve lettura che fa capire effettivamente, io ho definito Ottavio, no? La I come illuminato. Caspita, ci sono uomini, cioè, ma pensate un po'. A, non lo so, luglio, un sabato di luglio, provate a visualizzarvi lì. Quante volte vi è capitato di essere sdraiata sul lettino e di sentire, ma non una, ma non due, ma non 10, ma non 15, 20 volte, invento nomi, Claudia, vieni su che dobbiamo andare a mangiare, e la bambina che sguazza felice, e Claudia, e vieni su che dobbiamo mangiare, e la bambina che sguazza felice, oppure al contrario, mamma, e tu sei lì che provi a prendere il sole, mamma, e la mamma finge di non sentire, e la bambina continua a chiamare la mamma finché la mamma non si degna di sentire la bambina, che probabilmente le dirà, guarda come faccio bene la verticale in acqua, ecco, quindi per carità è giusto dar retta ai figli, ci mancherebbe altro, però magari se non urlassero così, e viceversa, immaginate quante urla in meno ci sarebbero se facessero tutte come ha fatto Ottavio con Mirna quando era piccola. Scusate questa digressione, ma ci voleva, perché io sono rimasta veramente affascinata da quest'uomo. Vi leggo, per dimostrare che uomo sia questo, che ha scritto prima, aspettate che ha scritto una roba. Ottavio è così, lui vede tutto a modo suo, ma vede tutto a modo suo in un modo splendido, no? In un modo splendido. Il fumo sale alto e l'odore le entra nelle narici e le pizzica la gola. Mirna ama e teme il fuoco, ama e teme il suo potere di distruzione. Era poco più di una bambina quella volta che aveva dimenticato una pentola sopra il gas acceso e aveva provocato un piccolo incendio. La puzza di bruciato era rimasta nella cucina per un mese intero. Diana aveva urlato per un mese intero, finché l'odore aveva cominciato ad affievolirsi come la sua rabbia. Ottavio, invece, aveva smontato le carcasse annerite dei pensili e aveva riverniciato le pareti. Era ora di cambiare la cucina, aveva detto. Come potevo non raccontarvi di Ottavio? Certo,
che ci sono ancora un sacco di personaggi. C'è Scorza, ve l'ho detto all'inizio, no? C'è Scorza, c'è Valentino, c'è Diamante che è un personaggio meraviglioso, c'è Caterina che è un altro personaggio meraviglioso. Ma come si fa? Come potevo esimermi da raccontarvi di un uomo così, eh? Allora, signore, sono le 10:10. Dai, sono stata brava, 10:10, con tutto quello che ho letto. Devo dire che voi mi avete aiutato perché siete stati pressoché muti, quindi lo prenderò come un complimento. Eravate così presi da questo meraviglioso romanzo e dalle letture che non avevate da dire nulla. Quindi io aspetto di sentire che cosa avrete da dire di questo romanzo, perché davvero c'è ancora tantissimo da scoprire. Allora aspetto qualche minuto, anzi no, qualche secondo, bevo un goccio d'acqua, aspetto che qualcuna di voi abbia piacere di dirmi qualche cosa. Bravissima, grazie, mi fa molto piacere sapere che mi apprezziate tantissimo. Io amo Caterina e amo le sue verità. E già, sei stata bravissima. Io voglio ringraziarti di cuore. Ma grazie a te, Mano, grazie a te per avermi fatto incontrare questi personaggi. Ci sono dei romanzi che rimangono davvero nel cuore. E questo è uno di quelli. E ce ne sono anche altri che mi sono rimasti nel cuore. E qualcuno era anche tra le persone che ci hanno seguito stasera. C'era qualche scrittrice che ha scritto delle perle, ma questa sera è la puntata di Manuela Costantini. Adesso io faccio una cosa, chiudo la puntata prima di salutarci per YouTube, quindi Il tavolo blu di Manuela Costantini, Morellini, editore.